Isabella Fedeli, 36 anni, originaria di Milano, casa Galbiate, mamma di tre bambini, l'ultimo Martino che vediamo al suo fianco, insegnante di scienze naturali. A giugno il concorso per entrare nella graduatoria di merito regionale, però lei ha chiesto di poter usufruire della maternità facoltativa e che cosa le hanno risposto? Io a settembre ho partecipato alle nomine per poter fare questo anno di prova e sono stata nominata su un liceo di Lecco. Nel momento in cui la mia maternità obbligatoria stava per concludersi, molto serenamente pensavo di poter posticipare il mio anno di prova per poter usufruire della maternità facoltativa. Ma nel momento in cui sono andata a scuola per ottenere questo diritto, mi è stato detto che il terzo anno del FIT non prevedeva lo slittamento al successivo anno scolastico per poter usufruire della maternità facoltativa. Mi è stato detto che potevo usufruire della fac maternità facoltativa, ma che avrei perso la possibilità di entrare in ruolo perché non mi avrebbero posticipato l'anno di prova. Un obiettivo lavorativo che ormai da anni perseguivo a fronte anche di notevoli sacrifici. Quindi per me è stato veramente un momento di grandissimo sconforto, avvalorato dal fatto che queste comunicazioni mi sono state date soltanto verbalmente e a fronte di notevoli sforzi per ottenere una risposta tramite mail, tramite telefonate, tramite telegrammi, nessuno rispondeva e mi dava chiarificazioni, ecco. Non è accaduto solo a lei, cinque le donne delle province di Lecco, ma anche di Como, di Monza, Brianza, che poi si sono rivolte alla consigliera di parità della provincia di Lecco. Siete riuscite a far intervenire la senatrice Fedeli e il capo di gabinetto del MIUR che ha chiarito la normativa e di fatto ha imposto a Regione Lombardia, possiamo usare questo termine, di adeguarsi al resto d'Italia. Per me trovare l'ufficio delle pari opportunità è stata un'ancora di salvezza quando ormai pensavo di dover rientrare. Mi è spiaciuto molto in tutta questa vicenda la scarsa attenzione che ha la pubblica amministrazione verso la maternità. Cioè, non è un mistero che la maternità è un ostacolo al lavoro. E il mio più grande rincrescimento è stato nel prendere atto che questa attenzione non solo non c'è stata, ma c'è stata come, a mio avviso, anche molta leggerezza, perché un'informazione così grave quale può essere la perdita di chance occupazionale viene data allegramente a voce, insomma. Peraltro io ho scritto e nessuno si è sognato di darmi una risposta. Bisogna dire che poi c'è stata un'ordinanza proprio dall'ufficio scolastico provinciale che ha chiarito la posizione e di fatto è possibile posticipare l'esame finale del tirocinio e usufruire della maternità facoltativa. Sì, anche se secondo me è stato, come dire, un atto di imperio, meno male è arrivato da Roma, perché io ho fatto un'indagine su tutto il territorio nazionale e questa situazione sembrava creata solo in Lombardia.